from cocaine trafficking have produced much greater results than investigations into money laundering connected to heroin trafficking. Good, very good question. 300 miliardi di dollari all'anno, più di un miliardo di lire al giorno. È il fatturato del narcotraffico, un fiume di denaro sporco che scorre sotterraneo verso i 1000 depuratori del riciclaggio, con i centri più attivi a Londra, in Svizzera, nel Lussemburgo, in Spagna. È sul fronte del lavaggio dei soldi della droga che si gioca una partita importante nella lotta contro i boss dell'eroina e della cocaina. In collegamento via satellite da Washington, il capo della sezione narcotici del Dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti, Charles Seyfus, ha parlato questo pomeriggio delle indagini sul riciclaggio con interlocutori da Lussemburgo, da Madrid, da Toronto e da Palermo, dove nella sede del consolato statunitense era in linea il procuratore aggiunto Giovanni Falcone. Devo dire che sono molto soddisfatto, perché quello che in pochi dicevamo agli inizi degli anni Ottanta adesso viene riconosciuto a livello internazionale, cioè il riciclaggio come tallone d'Achille delle organizzazioni criminali che lavorano sul traffico di stupefacenti. Le operazioni più importanti in materia sono quelle che si riferiscono all'ormai lontano 84 nel procedimento cosiddetto della Pizza Connection. Da allora, per quanto riguarda il traffico dell'eroina, non vi sono state significative operazioni in tema di riciclaggio di denaro proveniente da eroina. Credo che ciò debba farsi risalire ad una maggiore prudenza, a una maggiore attenzione e a una maggiore esperienza soprattutto delle organizzazioni mafiose che da tempo ormai sono abituate a trattare con questi problemi. Si parlava anche di un incremento di raffinazione di eroina oppure solo un mercato, un marchio di eroina? Ma questo non è un grosso problema, quello che è importante è che sia tuttora coinvolta le organizzazioni mafiose nel traffico di stupefacenti. Si parlava di un incremento del 400% dell'introduzione della commercializzazione della cocaina in Europa. Quello che a cui stiamo assistendo è un incremento smisurato del consumo della cocaina in Europa. Evidentemente i mercati statunitensi oramai sono saturi e la quantità che è sempre crescente nel corso degli anni non poteva che riversarsi in Europa. È stata sottolineata la necessità di una equiparazione della legislazione antidroga. Scusate, non ho capito. È stata sottolineata la necessità di una equiparazione della legislazione antidroga nei vari paesi. Ma certo, questo è un problema su cui a livello internazionale tutti quanti oramai hanno raggiunto pieno accordo, ma una cosa è l'accordo di principio e poi altra cosa è tradurla in concreta questa esigenza. Queste sono le notizie che posso dare, l'ho già detto in precedenza, vi prego cortesemente. Le accuse quantomeno, dottore, le accuse precise? Le accuse sono secondo le formulazioni del nuovo codice di procedura penale per quanto riguarda i reati contro la pubblica amministrazione. Puoi citare gli articoli e basta. Reazione per delinquere. Per la pubblica amministrazione, per la nuova riforma. Associazione per delinquere. 323 secondo comma codice procedura penale. E che cos'è? È abuso innominato di atto di ufficio nell'ipotesi aggravata. È modificato adesso della nuova procedura. Posso fare una domanda anche in questa? Io non sono molto esperto di più l'associazione per delinquere. No, l'associazione per delinquere. Quella semplice. Di prova per il 416, non per altro tipo di reato. Sì, prego. Sull'addettivo, per la perdurante gestione, per la Ciancimino, con una serie di società.
assolutamente dissimulata attraverso la profondità eccetera si sia inserito in questa parte, però in questo caso ma fatto... questo è il senso della ma lui una volta io, le importanti nessuno ha parlato di sotterfugio sostanzialmente gli elementi di accusa sono che alcune società che risultano gestire alcuni appalti sono società che in realtà fanno capo a Ciancimino. Questa è l'accusa. È un facimento difficilmente individuabile da questa società. Noi ci abbiamo impiegato 2 anni, vuol dire che o erano difficilmente individuabili o forse non sappiamo fare bene il nostro lavoro. Dottore Falcone. In numerosi grandi appalti c'è l'immagine di Ciancimino dietro. Perdurante. E questo come coincide, diciamo, almeno da un periodo? Prego? Dico, come fa a coincidere dal momento del suo arresto al cambiamento di una determinata lotta politica qua in città con la sindacatura Orlando? Diciamo, una nuova immagine della città, dell'amministrazione pubblica, eppure rimane sempre questo burattinaio dietro il fatto. E allora io vorrei dire... Ma noi non stiamo dicendo questo. Non è che stiamo dicendo che Ciancimino, stiamo dicendo che Ciancimino è il burattinaio di tutto, stiamo dicendo che dietro numerosi grandi appalti ci sono degli elementi che ci inducono a ritenere che ci sia la perdurante presenza di Vito Ciancimino. Fino adesso, fino ad ora. Fino ad oggi. Quindi la trasparenza è in qualche modo pacata, questa esperienza palermitana, che abbiamo vissuto negli ultimi tempi nella convinzione che qualcosa fosse cambiato in città, in realtà celava uno statu quo immutato. Queste sono valutazioni che non dovete chiedere a noi. Ma l'indagine che avete in considerazione, prego, quali anni va? Le imputazioni vanno fino al 1988. A ritroso, come voi sapete, c'è un altro processo che quindi fino a 2 anni fa un esposto anonimo inizialmente 2 anni fa aveva richiesto al pubblico ministero perché è entrato in vigore un nuovo codice, questa è una parte di quello e questa è la storia. Sì, esatto. Ci sono cifre di questi appalti, dottor Falcone? Cioè a quanto ammontavano questi appalti? Sì, questo però può essere più preciso, tu quante sono le cifre? Alcuni miliardi dell'ordine di 10 o 20, cioè, superano il miliardo. Quali? Cioè, sono 10 miliardi o 20 miliardi per esempio. Non lo so, lì dove è questo. Dottore Falcone, visto che in appalti c'è chi li dà, c'è chi li prende, ma c'è anche chi li dà, in questa fase dell'indagine ci sono accertamenti sull'ente. Fare, è un burocrata. Ma l'appalto lo concedeva l'AMAP? L'AMAP. Quindi non all'amministrazione, l'AMAP come derivazione dell'azienda autonoma. Si coglie uno, si coglie una presenza. Scusatemi ragazzi, facciamolo una volta. Al di là di questi piccoli appalti. Questa cosa non lo possiamo dire. Ecco, noi diciamo che dietro grandi appalti vi è la presenza di Vito Ciancimino. Abbiamo ritenuto che di aver acquisito elementi di un certo tipo. Il GIP ha condiviso tutto questo, poi tutto il resto sono valutazioni che non dovete chiedere ai magistrati. Terminate le indagini. Per esempio, come nella vicenda dell'avviso di prevenzione, la richiesta continua di perizia da parte di un magistrato a proposito dei lavori compiuti o meno dalla emergenza. La situazione poi è questa. La situazione poi di fatto, poi si vede già. Scusate, ma se un personaggio è questa, che l'ICES ha avuto in appalto nel 84 questi lavori per... Di fare che cosa? Di fare il manovratore degli appalti. Di vincere degli appalti. Gli imputati sono questi. L'ultima cosa, prima che sono in secondi qua, sul problema di CIA stamattina c'è scritto il Quirinale, così Discorsi che non c'entrano niente con Ciancimino.